Nell'episodio precedente di Pokémon Sole e Luna, oltre all'apparizione di un Dewpider che spero prima o poi possa essere catturato da Suiren e la comparsata per un solo episodio di un Brock 2.0, non è avvenuto granché. Nell'episodio 73 di Pokémon Sole e Luna succede qualcosa di bello, finalmente, ma anche inaspettato. Nella base segreta dei nostri tre guastafeste, dopo aver piegato e sistemato una serie di buste per non si sa quale strano motivo, Jesse decide di prendere il dolcetto di James dal frigo, ma Marini lo attaccherà con la mossa di tipo buio privazione e lancerà quella leccornia piena di crema verso Mimikyu, che la mangerà. Il punto più importante però è privazione, dato che, essendo una mossa buio, può permettere al Team Rocket di sfruttare il cristallo Z apposito, o almeno così dovrebbe essere. Ma il cerchio Z dov'è? Ah giusto, non ce l'hanno. Li chiamerà all'improvviso Giovanni dal quartier generale, il quale, dopo uno sfogo di Jesse sull'aver recuperato l'Obscurium Z, dirà al trio di dirigersi ad Ula Ula e trovare il Kauna dell'isola. E lui come fa a saperlo? C'è un giro losco dietro questa faccenda? Non se lo faranno dire due volte e partiranno con la mongolfiera alla volta della terza isola di Alola, riuscendo anche a farla in barba a Beware, con dei pupazzi parlanti che ripetono sempre lo stesso discorso. Non ci posso credere che ce l'abbiano fatta. Cambio di scena, ci mostrano un edificio che scopriamo essere una biblioteca. Sapete cosa significa, vero? Una delle ragazze più adorate di sempre dal fandom Pokémon fa la sua prima apparizione, Malpi. Ella sarà intenta di intrattenere due bambini, leggendo loro una storia che riguarda il sigillo di un'entità maligna da parte del Kauna dell'isola. Nel frattempo, il Team Rocket si ferma ad una stazione di polizia, dove si dice risieda proprio la persona che stanno cercando, ma verranno accolti da un gruppetto esuberante di Miao Alola, che ruberanno la Malasada portata come offerta di pace al povero Miao. Proprio in questo momento, chiedendosi il perché di tutto quel chiasso, appare l'uomo più sfaticato e meno esemplare dell'isola, proprio Augusto, ragazzi e ragazze, che dirà ai tre di sloggiare, perché il Kauna se n'è andato in viaggio e tornerà tra un anno. Se l'è giocata bene, bravo vecchietto. Malpi ha appena finito di leggere la storia su Oshigari Lapun, non so come tradurlo, scusate, e l'ultima immagine del libro ci fa vedere il sigillo che l'ha rinchiuso, presente a quanto pare non troppo distante dalla biblioteca. Così, su richiesta del bambino, il capitano esperto di tipo spettro li accompagnerà. Nel luogo prefissato è già presente però il Team Rocket. Ed indovinate un po' chi rompe il sigillo liberando Gengar? Se avete detto Jesse, vi meritate un applauso, perché la donna irascibile ne ha combinata un'altra. Il problema si pone quando la padrona della biblioteca viene presa dal Gengar, mentre proteggeva i due indifesi, ma verrà seguita dalla sua Mimikyu, che ha deciso di soprannominare Mimitan, che rozzamente tradotto sarebbe Mimiuccia. Brrr, i brividi di freddo. Durante il lungo tragitto, nel quale Gengar ruberà un paio di cosette come delle bacche a drampa, una pepita ad un signore ed un uovo ad un Blissey, inizierà una lotta tra Mimikyu e Gengar, che vedrà però prevalere il Pokémon Ombra, che non viene neanche scalfito da Ombra Artigli. In un tentativo di salvare la ragazza, Gengar peggiorerà la situazione, facendola cadere nella foresta. Subito dopo la caduta dolorosa, anche se non sembra che Malpi si sia fatta tanto male, scopriamo che Gengar si è preoccupato ed è contento di sapere che ella stia bene. Il problema è che non vuole che se ne vada, per questo tirerà fuori dal suo magazzino interno, che neanche Amazon possiede, una serie di oggetti, incluso l'Obscurium Z che ha rubato a James, ma fallirà a farla restare, dato che la stessa dirà che il suo lavoro alla biblioteca è importante. Così Gengar arriva alla soluzione più rapida: inglobarla. Non vi dico che scena esilarante è stata. Una palla ombra del Mimikyu di Jesse salva la situazione, distraendo il Pokémon spettro veleno, ed inizia un inseguimento ad alta velocità. Nel tentativo di arrestare l'avanzata dell'avversario, Miao e Jesse verranno posseduti, ma prontamente salvati rispettivamente da un mazzo legno di Mimikyu e un attacco privazione di Marini. A salvare la situazione giusto quando il Pokémon ombra è inferocito, arrivano Augusto e Malpi, e la cosa scioccante è l'ammissione da parte del vecchietto che i tre sanno cavarsela, per poi finire nello shock più totale dando loro un cerchio Z. È arrivato il momento. Posizionato il cristallo Z nel cerchio, i nostri tre eroi, volevo dire i nostri tre sfigati, eseguono tutti insieme la loro prima mossa Z, buco nero del non ritorno, e mandano KO Gengar. L'episodio finisce con la realizzazione che Gengar facesse tutto quello che ha fatto per ottenere attenzione dalle persone, e perché si sente solo, venendo quindi accolto nella famiglia di Pokémon Spettro di Malpi, oltre anche alla rivelazione che il vecchietto è il Kauna di Ula Ula, il quale a quanto pare è coinvolto con il Team Rocket. Ah, dimenticavo, doppio colpo per Jesse, James e Miao, che ottengono anche il Mimikyu Z. Bene allenatori ed allenatrici, spero che il riassunto sia stato di vostro gradimento e che stiate apprezzando questa serie animata.
Fatemi capire, oltre al cerchio Z convenientemente hanno ottenuto anche un altro cristallo? Sono abbastanza fortunati questi tre. L'introduzione dei due nuovi personaggi è stata eseguita molto bene. Le loro voci erano proprio come mi aspettavo, forse non quella di Malpi, ma comunque sono ottime per entrambi. La mossa Z è stata animata molto bene, come anche per la battaglia tra Mimikyu e Gengar, intendo il Mimikyu femmina. Le host, che lo dico a fare, sono state da paura in questo episodio, sentivo come se mi colpissero sul serio e mi hanno davvero emozionato. Cosa ne pensate? Migliorerà ancora questa serie? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, li leggerò tutti dal primo all'ultimo. Se volete supportare lo staff di Pokémon Next, vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al canale. Non dimenticate di premere la campanella per ricevere le notifiche dei video che carichiamo, così sarete i primi a vederli. Inoltre vi ricordo che in descrizione trovate i link ai nostri vari social, la pagina Facebook, il profilo Twitter, il profilo Instagram, il canale Telegram, il canale Twitch e il server Discord. Ci troverete anche sul nostro sito web ufficiale www.pokemonnext.it, dove vi aspettano notizie sul mondo Pokémon e sul mondo Nintendo. Augusto, ma lavori mai tu? Sei sempre in giro. Guarda, è arrivato uno sfidante per te dall'isola di Melemele. Aspetta, aspetta. Giovanni? Sono ancora più confuso. Nel prossimo episodio di Pokémon Sole e Luna, il vecchio Burbero è il Kauna dell'isola? Non perdetevi per alcun motivo il nostro riassunto, va bene? Giuseppe qui non ha altro da aggiungere, quindi ci vediamo con il prossimo video. Sayonara!